Siamo di nuovo nello studio di Fano TV dedicato agli approfondimenti perché questa sera torneremo a parlare del mondo delle imprese insieme alla CNA e alla candidata sindaco di Fano, Lucia Tarsi. Buonasera Lucia, Buonasera a alla guida della tutti. coalizione di centrodestra. Do il Sì. benvenuto anche a Moreno Bordoni, segretario provinciale della CNA, provincia di Pesaro Urbino. Buonasera a tutti. Buonasera a voi. Tarsi, anche lei è la prima volta che si candida a sindaco, ma che cosa avete in programma per il futuro e per lo sviluppo della città di Fano? Un programma che assolutamente sarebbe impossibile descrivere in pochi minuti, assolutamente innovativo e un'inversione di passo e di tendenza a 360 gradi. Vogliamo incidere su tutti i fronti in cui in questi anni la città purtroppo ha perduto terreno, a partire dai problemi di ordine economico, e assolutamente sempre abbinati e accompagnati a tutto ciò che è la dimensione sociale. Quindi attenzione alle fragilità, attenzione alla coesione sociale, attenzione ai problemi economici. Questo è il nostro Bordoni. programma. Uno dei vostri punti programmatici a livello nazionale è sempre stato l'abbassamento delle tasse. Sì. Come pensate di traslare e tradurre questa vostra battaglia a livello locale, visto che dall'Osservatorio Nazionale di CNA sulla tassazione Fano non risulta molto virtuosa in questa speciale classifica? Sì, lei mette sul tavolo purtroppo una problematica che è molto sentita, sentita dalle imprese, sentita dai cittadini. La città di Fano in questi anni ha perduto terreno rispetto alle città vicine e che nonostante la crisi, che è strutturale perché è una crisi nazionale, le città vicine hanno comunque manifestato dei sintomi comunque di ripresa. Fano non riesce a riprendersi, le imprese locali sono in difficoltà e in queste settimane in cui abbiamo avuto i confronti con le associazioni di categoria, con gli imprenditori, ma anche con le associazioni di semplici cittadini, ci siamo resi conto che la problematica è diffusa in tutti i versanti, in tutti i fronti. Per quanto riguarda le modalità con cui noi potremo andare a incidere, sicuramente vanno suddivise, diciamo, su due livelli. Ci sono delle azioni che possono essere fatte sul breve termine e azioni invece che vanno a incidere in maniera strutturale sul termine più ampio, più lungo. L'azione di un governo cittadino dovrebbe essere quella sicuramente di programmare a 5 anni, a 10 anni, nella migliore delle ipotesi. Quindi tutte le idee che abbiamo e che metteremo in campo dovranno inevitabilmente scontrarsi con problemi che comunque si varieranno nel corso del tempo. E quindi diciamo che le caratteristiche principali saranno quelle della flessibilità e soprattutto della velocità nella innovazione delle idee. Partiamo da un decreto semplificazioni che ci aiuta molto. Sappiamo bene che CNA si è spesa molto in questi mesi perché questo decreto avesse comunque delle incentivazioni e anche permettesse uno sviluppo significativo. Quindi siamo sulla direzione giusta a livello centrale. A livello locale abbiamo bisogno di recuperare innanzitutto fiducia nelle aziende, favorire sicuramente le aziende nuove che devono nascere, ma soprattutto dare sostegno alle aziende in difficoltà, con una serie di agevolazioni che possano essere legate alla tassazione locale, una riduzione dell'IMU nelle situazioni più difficili, una riduzione delle tassazioni locali laddove ci sia la necessità di poter incidere e ci sia la possibilità di poter incidere, ma quello soprattutto che ci piace dire è che al di là delle promesse che possono essere promesse, diciamo così, di dettaglio sulle singole tassazioni, ci piacerebbe ricostruire un tessuto di collaborazione, perché dalla collaborazione con le associazioni, con le imprese, possono nascere tante idee che, ripeto, oggi potrebbero ancora non essere necessarie, ma domani, tra 6 mesi, un anno, potrebbero invece essere quelle contingenti utili nel momento. Quindi noi abbiamo bisogno di ricostruire il tessuto e soprattutto la fiducia delle imprese e i rapporti che sono assolutamente, devono essere virtuosi tra l'amministrazione comunale e l'imprenditoria. Bordoni, passiamo ad un'altra tematica molto sentita dalla città e dalle imprese in particolare. Sì, uno dei fardelli più pesanti per le imprese
è il carico di adempimenti burocratici, spesso complicati dalle amministrazioni comunali. Come cercate o pensate di snellire la macchina comunale e quindi di ridurre queste problematiche per i nostri imprenditori? Bene, anche questa è una domanda abbastanza critica che da cittadini purtroppo viviamo sulle nostre spalle anche in maniera diciamo personale e familiare. Ci sono città più virtuose che hanno un minor numero di adempimenti, ci sono città dove l'apertura di un'attività commerciale, di un'attività artigianale può essere realizzata nel breve giro di 10-15 giorni. Allora, senza dover essere assolutamente innovativi e in senso pieno, basta andare a vedere che cosa fanno le altre città. E quindi, sull'esempio di tante città del nord, adesso sarebbe inutile elencarle, possono essere prese una serie di iniziative che devono servire a snellire appunto i problemi che lei stava sottolineando e che devono creare quel rapporto diretto tra la famiglia, l'imprenditore e l'amministrazione comunale. Un rapporto diretto che deve avere come esito sicuramente la possibilità di risolvere problemi che sono sempre diversi, che sono a volte anche imprevisti e imprevedibili. Quindi creiamo una relazione basata su sportelli dove il cittadino e l'imprenditore possono rivolgersi con maggiore flessibilità. Ricreiamo un rapporto diretto con l'amministrazione comunale. Lucia, durante questo approfondimento le faremo ascoltare diverse domande che le rivolgono alle persone che lavorano in questo ambito, quindi nel settore del commercio. Partiamo dalla prima. Perfetto. C'è una forte crisi nel commercio e molti negozi stanno chiudendo. Cosa pensate di fare? Ecco Lucia, che cosa farete per contrastare la crisi del commercio? Questo è sicuramente uno dei temi più critici, e uno dei temi più sentiti e soprattutto più visibili, perché purtroppo i negozi che in centro chiudono sono delle grida d'allarme che volenti o non volenti raccogliamo anche quando facciamo la passeggiata domenicale. Quindi ci accorgiamo di tutte le criticità nel momento in cui arrivano al commercio, perché forse prima magari sono state più sottese, più nascoste. Il commercio sta subendo l'onda di ritorno della grande crisi economica, anche in questi ultimi mesi purtroppo lo scontrino medio è ritornato ai livelli dei momenti più critici della crisi. La città è in sofferenza, le famiglie sono in difficoltà e i negozi pagano purtroppo il prezzo peggiore. La grande distribuzione sicuramente non ha aiutato. L'apertura di nuovi punti di grande distribuzione sarà di nuovo una specie di mannaia che cadrà inevitabilmente su tanti piccoli negozi, che nei cosiddetti negozi di vicinato, che comunque subiranno ancora un grave colpo. Cosa intendiamo fare? Beh, dobbiamo ripartire dal centro, senza dimenticare le periferie. Ogni quartiere ha le sue problematiche, differenziate a seconda della composizione sociale o comunque della struttura del quartiere, ma tutti hanno un unico problema, la incapacità di riuscire a sopportare questo peso della crisi. I negozi del centro. Sui negozi del centro sicuramente si potrebbero attivare una serie di collaborazioni. L'amministrazione potrebbe supportare i negozianti nel momento in cui i canoni di locazione siano eccessivi e laddove il negozio sia in crisi. Si potrebbe sollecitare il proprietario attraverso una riduzione del canone di locazione, magari fornendo una scontistica sull'IMU. Si possono fare tanti piccoli gesti che però devono essere assolutamente accompagnati da un piano di rivalutazione del centro storico, perché altrimenti è inutile lavorare sui piccoli apporti economici. Bisogna assolutamente invece incidere sulla qualità del quartiere, sulla qualità della vita nel quartiere e sulla facilità che la gente deve avere nell'uscire, nell'acquistare, nella piacevolezza di partecipare o comunque di frequentare un centro storico che purtroppo lo dobbiamo ammettere, riconoscere, in questi anni ha subito anche comunque un degrado dal punto di vista proprio del decoro urbano. E quindi dobbiamo ripristinare, dobbiamo far tornare Fano bella,
bella, accogliente, vivibile, facile. La gente deve avere il piacere, anche dalle città vicine, di dire: dove vado oggi? Vado a fare una passeggiata a Fano. E poi, se riusciamo a renderla più vivibile, la cosa ha poi un inizio e comunque una ricaduta nel corso del tempo, per cui tutto diventa sicuramente più facile, più fruibile. Quindi la nostra speranza è assolutamente di ripartire dal centro, e l'abbiamo detto, lo ripetiamo, abbiamo voluto la sede fortemente in piazza perché è il cuore della città, e noi vogliamo ripartire con il nostro cuore dal cuore della città per riportare Fano a quel che conosciamo, che conoscevamo tanti anni fa. E do il benvenuto a Fausto Baldarelli, responsabile sindacale della CNA di Fano. Buonasera. Buonasera. Anche lei ha una domanda da rivolgere. Grazie. Alla candidata. Mi è piaciuto quello che hai detto: Fano bella e vivibile. Per rendere Fano bella e vivibile bisogna dare un taglio o un'impostazione precisa al futuro PRG. Esatto. PRG sarà sicuramente uno dei punti iniziali del nostro programma. In questi 5 anni non è stato messo mano al PRG, è stato fatto uno studio di valutazione di cui tra l'altro non abbiamo ancora neanche visto i risultati. Il PRG va assolutamente ripreso in mano. Ci sono dei proprietari che sono in sofferenza perché stanno pagando per terreni che non riusciranno ad utilizzare. Abbiamo bisogno quindi di rifrazionare i comparti. Lavoreremo per rivalutare anche le modifiche che sono avvenute, le modifiche di ordine sociale e anche urbanistico che sono avvenute all'interno dei quartieri. I quartieri hanno cambiato volto, sono accaduti anche, ci sono stati comunque delle infrastrutture nel frattempo che hanno modificato anche la composizione della città. Abbiamo bisogno assolutamente di rimettere mano. Consideriamo questo del recupero, della rivalutazione del PRG e della modifica del PRG uno dei punti fondanti del nostro programma, con il quale vorremmo assolutamente provare a ridare valore e vigore alla imprenditoria edilizia, che di tutte è quella che sicuramente ha sofferto di più a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale. E quindi sì, ben venga una rivalutazione di tutto il PRG. Lucia, passiamo al prossimo contributo, una domanda esterna. Desidero chiedere qual è la vostra ricetta per incentivare e sviluppare lavoro e occupazione a Fano. Sì, altro tema assolutamente urgente di cui bisogna parlare e di cui bisogna assolutamente farsi carico, tema dell'occupazione, soprattutto dell'occupazione giovanile, che ha raggiunto delle percentuali preoccupanti. Questo è un tema su cui bisogna avere molta attenzione. Questa sera lavorerò insieme con un docente dell'Università di Ancona proprio per parlare di start-up per i giovani. Domani sarò a Bologna ad un incontro di orientamento universitario per gli studenti. Questo è un tema che sento molto vicino, perché purtroppo accompagno molti di questi ragazzi che, bravissimi, si laureano e poi non riescono a trovare nessuna occupazione nelle nostre città, nella nostra e anche nelle città vicine, e quindi sono costretti a fare la valigia. Il tema dell'occupazione va però di pari passo con il tema dello sviluppo delle imprese. Guardiamola con occhi e con analisi più nazionali. Laddove le imprese sono in grado di fornire innovazione nei metodi e nelle tecnologie, quindi innovazione tecnologica e anche innovazione, diciamo così, organizzativa, dimostrano di essere capaci di mantenere la loro posizione a livello industriale, a livello commerciale, e soprattutto di crescere, e riescono quindi anche ad avere un aumento della loro occupazione. Quindi qui ritorna in gioco non solo l'amministrazione comunale, ma anche le associazioni di categoria. Bisogna ricostruire una cabina di regia, bisogna costruire una task force di giovani che, portando le loro competenze precise, abbiamo intenzione di coinvolgere, abbiamo pensato a 8-10 figure
figure professionali specifiche che possano assolutamente portare le loro competenze giovani, dinamici, brillanti, con studi moderni. Abbiamo bisogno di un atteggiamento, adesso si dice smart, ma insomma dobbiamo dire veloce, intelligente, e portare il loro spirito creativo, collaborare assieme alle associazioni di categoria che hanno assolutamente il know-how e hanno anche la dimensione associativa, che ricordiamolo è un valore. Qui noi abbiamo bisogno, purtroppo non possiamo più parlare a comparti stagni dei settori, qui siamo tutti interconnessi con tutti, ogni settore è strettamente legato a tutti gli altri, quindi se parliamo di impresa parliamo anche di assetto sociale, se parliamo di assetto sociale parliamo anche di risorse per l'ambiente, le dimensioni sono tutte strettamente collegate, quindi laddove si riesca a capire che solo una visione di sistema, cioè solo una visione di collaborazione può portare dei risultati, bene, già quello sarebbe il primo passo per ottenere che cosa? Per ottenere sicuramente uno sviluppo, per ottenere soprattutto la possibilità di svincolarci oggi da questa specie di melma dove siamo ci siamo così adagiati, da questa specie di situazione molto molto tranquilla e priva di innovatività. Quindi noi vogliamo costruire questo percorso assieme all'associazione, assieme a tutte le realtà, a tutti gli enti anche formativi, non dimentichiamolo, perché la presenza Fano di una università andrebbe assolutamente stimolata, andrebbe assolutamente appoggiata, anche perché diventa un volano economico, insomma i giovani che vengono a studiare nella nostra città poi portano comunque dei contributi economici importanti. E abbiamo bisogno di lavorare anche sulle aziende in difficoltà. Alle aziende in difficoltà dobbiamo fornire quel supporto con il quale possano comunque crescere, e su questo il discorso dei fondi europei deve assolutamente diventare centrale. La task force a cui stiamo pensando deve essere distribuita non solo in un ambito ma in ambiti economici diversi, in modo che anche all'interno della macchina amministrativa comunale ci siano competenze specifiche su tutti i settori sui quali è possibile andare a intercettare questa famosa parola fondi europei. Non c'è poco da intercettare, i fondi europei ci sono, sono disponibili, bisogna solo avere la capacità di andarli a chiedere, e per chiederli abbiamo bisogno di persone competenti. Quindi poi ritorneremo anche su questo, sì, nello specifico. Do il benvenuto a Claudio Salvi, che è responsabile dell'ufficio stampa della CNA. Buonasera. Buonasera. Allora, candidato a sindaco del centrodestra, le volevo chiedere, uno dei problemi annosi di Fano è quello del traffico e della viabilità. Cosa intendete fare su questo fronte? Questo, anche questo, sì, insomma abbiamo fatto la somma di tutti i problemi. Allora, il problema del traffico, che è da affrontare anche questo come problema diciamo strutturale, e va rivisto legandolo alle esigenze di chi ha bisogno di lavorare, e va rivisto anche legandolo comunque ad un discorso di ecosostenibilità. Noi abbiamo bisogno di differenziare il traffico tra il traffico della necessità e il traffico invece di chi può assolutamente essere riconvertito verso forme di mobilità dolce. La città aveva la possibilità di poter strutturare una rete di ciclabili che invece purtroppo non vede la luce e non vedrà la luce. Noi riteniamo che già alleggerire con la rete di ciclabili, utilizzando la rete di ciclabili, si potrebbe alleggerire di molto il traffico cittadino, un traffico che in certe ore è assolutamente insostenibile, e un traffico che tra l'altro vede una serie di difficoltà legate anche proprio alla possibilità di poter attraversare certe vie. Insomma, abbiamo dei tratti di strada che sono molto dissestati e quindi creano anche quelli da soli una serie di problemi.
Dovremo riprendere in mano purtroppo un'eredità pesante, che è quella di, finora non c'è stata la capacità di poter utilizzare al meglio le risorse legate alle opere compensative così come si sarebbe potuto fare per poter snellire. Abbiamo un ingresso verso nord, verso Pesaro, che è legato purtroppo a un ponticello sull'Arzilla che, insomma, Dio non voglia che qualcosa succeda, se qualcosa succede siamo bloccati rispetto al nord della provincia, l'unica via alternativa diventa assolutamente l'autostrada. Le opere compensative, le grandi infrastrutture sul lungo periodo, se ne sta parlando da anni, ma di fatto sembrano più che altro delle, diciamo così, chiacchiere quasi infondate, perché passi avanti non vengono fatti. Quindi noi abbiamo una strozzatura in quella direzione, meno difficile sicuramente la direzione verso sud e verso l'interno. Uno dei nostri sogni è sicuramente, su lunghissimo termine, pensare ad una metropolitana di superficie che attraversi tutta la valle del Metauro, laddove in questo momento c'è questa ferrovia dismessa che comunque la legge tutela, e bisognerebbe cercare di riconvertire per fornire un'alternativa al traffico su gomma che ci strozza, che ci rende difficile, impossibile, insomma, essa stessa lo sviluppo economico. Passiamo alla prossima domanda, un contributo di Daniele Gaudenzi, presidente della CNA di Fano. E sul tema delle infrastrutture, cosa ritenete più importante per la città di Fano? Bene, in parte ha già risposto a questa domanda, vuole aggiungere qualcos'altro? Sì, assolutamente, sì, stavo pensando che le infrastrutture sono di fatto il volano dell'economia, quindi se vogliamo curare l'economia dobbiamo partire dalle infrastrutture. Ne abbiamo già, abbiamo un porto che va assolutamente rivalutato, abbiamo un aeroporto che va fatto crescere perché è pieno di professionalità che sono solo in attesa di poter volare, e quindi procederemo con la famosa asfaltatura della pista dell'aeroporto. Avete intenzione anche di collaborare con altre amministrazioni limitrofe o dell'entroterra, insomma, per cercare di intercettare poi risorse comunitarie? Ecco, questo è esattamente uno dei punti importanti del concetto di rete. L'Europa si aspetta da noi che si costruiscano delle reti, quindi delle collaborazioni programmatiche, quindi dei protocolli. L'Europa investe nel momento in cui ci sono delle grandi direttrici. Quindi se noi ci facciamo trovare pronti, ci facciamo riconoscere con la nostra identità di territorio, sarà molto più facile poi accedere ai finanziamenti europei. Abbiamo molto come territorio da dare, dobbiamo semplicemente metterci d'accordo, perché abbiamo anche la consapevolezza di ciò che siamo. È solo un problema di organizzazione e di cabina di regia. Grazie a Lucia Tarsi, candidata sindaco del centrodestra. Grazie a CNA e grazie a CRAI, grazie per questa splendida occasione. Spero che ci siano ancora altre situazioni in cui si possa approfondire e parlare ancora della nostra città. C'è Moreno in questo caso che rappresenta la CNA, dunque grazie Moreno Bordoni, sì, segretario. Grazie a Fano TV, perché parlare delle imprese è sempre importante, perché noi riteniamo che un amministratore non possa definirsi illuminato se non mette al centro della sua agenda i problemi della micro, piccola e media impresa. Esatto. Grazie di nuovo ai nostri ospiti, e noi invece ci rivediamo al prossimo appuntamento dedicato a Fano, un'impresa in comune. Arrivederci.